accoglie l'ambasciatore che fa le funzioni di direttore. Signor Presidente della Repubblica. Signori, buongiorno, grazie di essere venuti. Non credo che ci sia bisogno di molte presentazioni. Il signor Presidente della Repubblica ci teneva a salutare i rappresentanti della collettività italiana e lituana. Signor Presidente. Grazie ambasciatore. Ringrazio ambasciatore per questo incontro. È un piacere incontrarvi insieme al Ministro degli Esteri. Ed è la presenza di nostri connazionali qui rafforza il legame di amicizia che vi è tra Lituania e Italia, legame molto forte, che tra l'altro ha radici molto antiche e che si sviluppa sempre di più. E la vostra presenza è non soltanto significativa a questo riguardo, ma è preziosa concretamente, è un contributo concreto all'amicizia tra i nostri paesi, che è la collaborazione che si realizza a livello di società, gli operatori economici, commerciali, di studio, di attività scientifica, di ricerca, di collaborazione in tanti settori, costituisce dei legami che stringono ulteriormente l'amicizia dei nostri popoli. Quindi quella vostra presenza è preziosa e l'Italia vi è grata per questo, perché è una proiezione avanzata dell'amicizia tra i nostri due paesi. Grazie per la vostra presenza, grazie per essere venuti. Io sono lietissimo di questa visita di Stato che si sta svolgendo in coincidenza con il centenario dell'indipendenza della Lituania e che ha visto nei colloqui con la Presidente della Repubblica, con il Primo Ministro, con tre ministri degli esteri, con esponenti di governo, del Parlamento, emerge la collaborazione e l'amicizia intensa che vi è tra i nostri paesi. Il vostro ruolo in questo, ripeto, prezioso, di grande significato. Vi faccio molti auguri e vorrei salutare singolarmente adesso tutti quanti. Grazie. Vi ringrazio molto, vi faccio molti auguri. Grazie perché la nostra rappresentanza si esprime attraverso i vostri volti. Il lavoro insieme all'ambasciatore in tutte le forme di rappresentanza è davvero prezioso. Grazie, auguri. Consiglio di Giuntura, mio vicario, commissario amministrativo, responsabile della sezione consolare, che posso dare in molti casi. Ufficio commerciale, eventi del Istituto di Cultura, Istituto di Cultura, signora Daina. Dei segreti, cifra e materiale classificato. Amministrazione, la signora la conosce bene. Grazie.